Ciao amici e benvenuti in questo nuovo video. Nel video di oggi andiamo a vedere la costruzione della stufa a razzo, ossia la Rocket Stove, da non confondere con il razzo di Woody Coyote. Ma andiamo a cominciare. La Rocket Stove è una stufa che presenta notevoli vantaggi nella riduzione di fumi emessi e nella ottimizzazione delle prestazioni energetiche. Realizzata con materiali di recupero, è costruita anche per assicurare il riscaldamento nei paesi più poveri. Tratta di un modello in grado di assicurare il riscaldamento domestico in modo efficiente, ma a basso costo, perché utilizza materiali di recupero. Originariamente, infatti, il progetto per questo dispositivo è nato per fornire un mezzo a basso costo che coprisse il fabbisogno energetico delle popolazioni più povere, il tutto cercando di coniugare la maggiore resa energetica con i minori rischi in termini di emissione di fumo. Andiamo adesso a vedere come è costruita la Rocket Stove. Nell'immagine in alto a destra che comparirà adesso potete vedere la costruzione. Abbiamo la camera di alimentazione che è la parte in alto a sinistra, poi abbiamo la camera di combustione che è quella in orizzontale. Questa va ad inserirsi all'interno di una tubazione centrale vista dal barilotto. Al suo esterno ha un altro tubo con dentro dell'isolante. Successivamente, poi in fondo al barilotto viene ricavato l'uscita dei fumi. In questa immagine qui va a togliere il barilotto perché la stufa è completamente smontabile. Qui in questa immagine si possono notare i due tubi: il tubo centrale, l'uscita dei fumi, e il tubo esterno. Il tubo esterno serve ad isolare il tubo centrale. Tra i due tubi ho messo un isolante naturale che è della cenere. Nell'immagine a sinistra possiamo vedere come dalla camera di combustione, che è quella in orizzontale, i fumi salgono attraverso il tubo centrale, al livello del soffitto del barilotto riprende fuoco, brucia totalmente, ricadono i fumi verso il basso e da lì poi con l'effetto razzo escono verso il camino. Una parte importante è il collegamento tra la camera di combustione e il tubo centrale. Come vedete nell'immagine non è fatto centralmente ma è fatto bensì lateralmente. Questo serve per creare un effetto che si chiama effetto vortex. Infatti il fuoco all'interno del tubo centrale esce girando a spirale. Questo porta a un'elevata temperatura di tutto il barilotto. In questa immagine vediamo la camera di combustione a cui ho ricavato al suo interno una grata e successivamente sotto vediamo la raccolta delle ceneri. Andiamo adesso a vedere il dimensionamento corretto per la costruzione della Rocket Stove. Abbiamo la camera di alimentazione che è data dalla lettera A, che è costruita con un tubolare di 10x10 cm con un'altezza B di 40 cm. Abbiamo poi il tubo centrale che ha un diametro di 14-15 cm, che è la lettera C.
Abbiamo poi la lunghezza della camera di combustione che è data dalla lettera D. Questa può essere costruita da 30 a 60 cm di lunghezza. Io inizialmente l'avevo costruita da 60 cm, però poi questo portava a una temperatura troppo alta della camera di combustione. Infatti si arrivava tranquillamente a 800-900 gradi. Ho preferito a questo punto accorciarla fino a 30 cm. Con 30 cm andiamo sui 500-600 gradi. Abbiamo poi la lunghezza del tubo centrale che è dato dalla lettera E. Questo viene calcolato sommando la lunghezza della B più la D, ossia l'altezza della camera di alimentazione più la lunghezza della camera di combustione. Poi abbiamo una misura molto importante che è la F, che è lo spazio che deve esserci tra il soffitto del barilotto e il tubo centrale. Questo normalmente viene calcolato con la formula della superficie di C diviso 4. Io quando l'ho costruito ho ottenuto il tubo più lungo, poi attraverso diverse prove di accensione sono andato a tagliare con flessibile delle fettine di tubo fino ad arrivare alla misura corretta. Quando si arriva ad avere F, la misura corretta, lo si sente perché la stufa emette un sibilo. Quel sibilo lì è sinonimo di corretto dimensionamento. Se il video ti è piaciuto, mi raccomando, lascia un bel like e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale. Alla prossima, ciao!